Ha preso il via la sesta edizione di Seravezza Fotografia. Siamo nel cuore della Versilia storica e questa rassegna si caratterizza per uno spirito innovativo che anche quest'anno punta a promuovere nuovi talenti del mondo della fotografia. Il tema di questa edizione, organizzata come ogni anno dal Comune di Seravezza, in collaborazione con il Circolo Fotografico L'Altissimo e la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, è la fotografia vista al femminile e ha come evento centrale presso il Palazzo Medicio di Seravezza fino al 7 giugno la mostra della fotografa tedesca Anke Merzbach, un artista che rappresenta l'ultima scoperta del curatore Libero Musetti, ancora poco conosciuta in Italia ma già affermata a livello internazionale, con il suo stile surrealista e pittorico e a volte trasgressivo. Per quanto riguarda la mia carriera artistica, è molto giovane perché ho iniziato 4 anni fa. Prima svolgevo un altro lavoro, non aveva niente a che vedere con la fotografia, e 4 anni fa improvvisamente, con un impulso così, ho iniziato a fare delle foto, foto che sono digitali. E è diventato ogni giorno più necessario per me scattare delle foto e poi andare a casa e stare 20 ore magari al computer a rielaborarle, perché in questi primi scatti vedevo il non visto, che era molto di più e molto più ricco, che era quello che veramente comunicava a me qualcosa, e quindi con l'elaborazione al computer dovevo cercare di buttare fuori dalla semplice immagine questi contenuti che erano nascosti. È stata una forma di terapia per me quello di dedicarmi alla fotografia, una terapia anche quasi di gruppo, laddove andavo a cercare i modelli, in particolar modo le modelle, visto che sono quasi tutte donne, da fotografare, persone comunque che o già conoscevo prima o che ho contattato, che ho frequentato e che ho conosciuto profondamente. È stupefacente che in una località così piccola ci sia un palazzo così antico di queste dimensioni, una cosa che in Germania non esiste, e che allo stesso tempo un palazzo così antico sia dedicato a delle esposizioni. Girare da una sala all'altra ha significato per me quasi ripercorrere la mia vita artistica e ripercorrere anche le fasi di realizzazione di ogni singola immagine. Io ho voluto rischiare puntando su un nome nuovo, un nome sconosciuto che diventerà ben presto famoso, che è proprio il nome di Anke Merzbach. Ho deciso di provare a proporre cose nuove grazie anche ad altre fotoamatrici molto brave, quali la Busi Cinzia Thompson, la Ceolin e l'Albertina Vago. Quindi tutto al femminile quest'anno, è una scommessa al Palazzo Medicio di proporre gente nuova, volti nuovi che magari non hanno avuto fortuna, non so, magari non hanno trovato il gallerista giusto, non hanno trovato il critico giusto, e noi proviamo a fare questa piccola scommessa e su Anke siamo sicuri che la vinceremo. L'iniziativa non si esaurisce soltanto con iniziative di tipo espositivo, ma vedono anche la partecipazione appunto attiva del mondo fotomatori con portfolio, workshop, incontri di cultura fotografica e incontri con gli autori. Quest'anno torna a trovarci Giovanni Omicini, che avrà un incontro appunto con il mondo fotomatoriale, ma torna a trovarci anche Pepi Merisio, che ha esposto lo scorso anno e che quest'anno appunto terrà un incontro appunto con il mondo fotomatoriale. Dove volete arrivare? In Europa minimo, ma lo siamo già in Europa. Parlano di noi già in Germania, in Svizzera, in Austria, ho avuto contatti anche addirittura con la Galleria Le Bon di Parigi, la quale è sempre interessata alle nostre attività. Siamo già, senza tema di smentita, una delle più grandi manifestazioni di fotografia a livello nazionale.